abbastanza più eccitante in queste ore. Sono tante le persone che vengono anche da fuori dalla nostra città per poter vedere la rievocazione del Gran Premio. Con questo Gran Premio ci fate tornare indietro nel tempo, ancorandoci a quelle che sono le nostre tradizioni, per cui il Gran Premio era una tradizione tanti anni fa. Ci fate guardare con più fiducia ieri la città illuminata, il lungo mare illuminato e la muraglia che facevano da sfondo alle automobili. È stata un'emozione particolare, di ringrazio, sperando nei prossimi anni di poter rendere questo Gran Premio delle auto d'epoca sempre più importanti. Buona gara a tutti e buona giornata. Grazie sindaco. E poi no, perché io noi stressiamo sempre l'assessore Carla Palloni, quindi fondamentalmente andiamo perché passiamo dall'assessorato, perché grazie al suo assessorato non possiamo avere anche le autorizzazioni, che sono sempre difficili da ottenere, perché bloccare un'intera città come questa è sempre complicato. Quindi grazie da parte nostra all'amministrazione, se vuole salutare i piloti. Sì, buongiorno a tutti, beh, da ieri abbiamo iniziato insieme con il Fiera delle Valli, sicuramente un volume perfetto, quello delle auto d'epoca, quindi della tradizione, ma non ti devo stare insieme. Questo qui è un ritorno in città, anche prima del pronto, perché tanta gente viene a fare, tanta gente vuole vedere la città, vuole vedere il Gran Premio, ma ci tengono tra scuole e scuole, non tanto città, quindi è buono tutto. Il tempo è buono, c'è il sole, quindi io mi auguro, insomma, tra voi, correrò anche io una proposta di un'altra dell'auto, se la si può dare, non della volta se la sala, quindi buona gara a tutti voi. Grazie ancora e a questo punto divertitevi, buon divertimento a tutti. Grazie.